Ciao! Benvenuto in questo nuovo video post, questa volta dedicato ai sentimenti e alle emozioni. Nel processo di integrazione coscienziale, il nostro essere profondo comunica con la sua proiezione nella realtà virtuale, quindi entra in feedback con le sue componenti che di proposito appunto separa per potersi analizzare attraverso due modalità. E il nostro corpo, la nostra fisicità, il nostro cervello e tutti i sensi percepiscono la voce dell'essere profondo attraverso due modalità ricettive. Quindi funge il nostro corpo da antenna ricevente queste informazioni. Le due modalità sono la modalità emotiva e la modalità del sentimento. Per quanto riguarda le emozioni arrivano come informazioni nella realtà virtuale in maniera molto efficace, in maniera molto sensibile, nel senso che noi le emozioni le sentiamo scorrere per tutto il nostro corpo e quindi tutta l'antenna virtuale comincia a vibrare in risonanza con questa trasmissione. Quindi la capacità di accogliere l'informazione emotiva è una capacità che porta a essere pervasi dall'informazione dell'essere profondo. Questa informazione è piuttosto libera, nel senso che è difficile controllare una emozione. L'emozione deve fluire liberamente, non ha possibilità di essere controllata e soprattutto non ha la categoria del tempo. È completamente atemporale. Tanto è vero che noi la percepiamo come qualcosa di molto veloce, qualcosa che pervade i nostri sensi e ci stacca dalla virtualità. Ci porta in una dimensione che noi non riusciamo a classificare. Quindi l'emozione fa sì che l'essere umano si stacchi dalla virtualità e percepisca qualcosa che vada al di là delle categorie spazio-temporali e di causa ed effetto con cui si articola la virtualità stessa. Ma a fare i conti con la realtà virtuale c'è anche un'altra modalità con cui noi riceviamo le informazioni dell'essere profondo, che è quella dei sentimenti. I sentimenti noi li percepiamo come qualcosa di più articolato rispetto alle emozioni. I sentimenti sono percepiti come qualcosa di profondo, qualcosa che può crescere nel tempo, qualcosa che si può spezzare, qualcosa che si può modificare. Quindi i sentimenti appartengono alla virtualità vera e propria, cioè alla capacità che ha l'essere profondo di confrontarsi con la sua proiezione. Sono molto importanti. La capacità di provare sentimenti è quella capacità di riflettere sull'informazione emotiva e costruirla nel tempo. Questo modo di vedere la realtà reale dell'essere profondo è molto importante, perché da questo punto di vista, se stacchiamo le due modalità e le vediamo come separate, vedremo che la parte ricettiva, più razionale, più riflessiva, quella che è posizionata più vicina alla realtà virtuale perché deve elaborare l'informazione virtuale, si troverà in una condizione di non accettare la parte emotiva, perché la parte sentimentale è una parte di controllo e di accrescimento dell'informazione, è una parte che è legata alla virtualità e quindi vive nella virtualità e tenderà a controllare ciò che è incontrollabile. A quel punto noi vivremo le modalità di accesso all'informazione dell'essere profondo come qualcosa di separato. E quando si separano queste informazioni, l'antenna ricettiva corporea, il nostro cervello, che strutturalmente è fondamentalmente basato in due settori di apprendimento dell'informazione, che chiaramente non è un'informazione che nasce all'interno del cervello, perché il cervello, come tutta la materia, come tutta la virtualità, è pura illusione, cioè è proiezione dell'essere profondo. L'informazione nasce dall'essere profondo. Però vedere solo la prospettiva virtuale attraverso il sentimento fa sì che il sentimento interpreti l'emozione in modo molto, ma molto legato alla virtualità.
disconnettendosi da un certo punto di vista dalla vera informazione unificata che viene dal nostro essere profondo. D'altra parte, essere prettamente emotivi, non ascoltare la propria parte elaborativa, razionale, significa non avere controllo su niente, nemmeno sulla capacità di analisi della realtà virtuale. Quindi ci si è buttati con l'emotività assolutamente in quella parte sconosciuta, non controllabile della nostra realtà profonda. Allora, che cosa succede? Se noi facessimo invece lavorare in simbiosi queste due parti, perché sappiamo benissimo che sono due modalità di accesso significative, perché l'informazione arriva dall'essere profondo, ma poi deve essere elaborata nella realtà virtuale e rimandata coscienza all'essere profondo. L'essere profondo deve fare in modo di evolversi attraverso questo interscambio, questo va e vieni di informazioni, questo feedback che gli serve per evolversi. Altrimenti conoscerebbe solo un lato della realtà e si evolverebbe praticamente in maniera incompleta, in maniera squilibrata. È necessario per l'essere profondo l'esperienza nella virtualità e nella condizione limitata della causa ed effetto dello spazio-tempo, proprio perché in questo modo egli può confrontarsi. Questa cosa è importante per l'evoluzione, perché capire che un sentimento il sentimento, diciamo, è percepito come qualcosa di compiuto già, un'azione compiuta nella virtualità, mentre l'emotività è un moto che viene da qualche punto, da un centro, un moto che crea movimento, quindi un moto che si articola verso la realtà virtuale. Emozione significa proprio questo, movimento, quindi c'è una sorta di dinamismo da parte delle emozioni. Le emozioni scuotono, le emozioni fanno muovere, ma le emozioni sono impalpabili, nel senso che sono qualcosa di così effimero che le parole stesse non possono descriverlo, mentre un sentimento può cominciare a essere descritto dalle parole, perché è un'elaborazione, è una memorizzazione di un'emozione. Ora, che cosa succede? Se noi disconnettiamo le due parti e abbiamo questa, non riusciamo a metterli in fusione, viviamo disconnessi da noi stessi, viviamo in una situazione di squilibrio continuo. E sentiamo dentro di noi qualcosa che bolle, perché l'emotività non fluisce come dovrebbe e il sentimento non si costruisce come dovrebbe. E a quel punto noi che facciamo? Chiudiamo i ponti con la virtualità, chiudiamo questo passaggio, questo feedback e diamo la colpa al mondo esterno, perché tutto il mondo esterno a questo punto viene percepito come staccato, ma proprio perché siamo noi che abbiamo diviso volontariamente questo segnale. Il segnale è unico e solo. E c'è una parola sola che unisce l'emozione e il sentimento. Il segnale che proviene dall'essere profondo si chiama amore. Ciao, al prossimo posto!